The New Stories. La tua informazione libera. Può capitare a tutti di dimenticare completamente quel pacchetto di pane in cassetta, acquistato la settimana precedente con l'intenzione ferma di utilizzarlo per preparare il pranzo da portare in ufficio, finendo poi per arrangiarsi in altro modo. Quando poi si ritrova il tesoro smarrito, è inevitabilmente ricoperto di muffa, almeno in parte. Con l'attuale situazione economica e la crisi in corso, tuttavia, sembra un peccato gettare via tutta la confezione solo per qualche fetta rovinata. Quindi si tende a esaminarla attentamente e a salvare il cibo che sembra essere ancora integro. Tuttavia, il dottor Karan Raj ci avverte che non tutti i rischi sono visibili ad occhio nudo e pertanto è consigliabile evitare di consumare anche le parti che sembrano essere sicure. Il dottor Karan Raj ha scelto di utilizzare i suoi social media per parlare di salute e per mettere in guardia contro comportamenti comuni ma dannosi. In uno dei suoi video, rivolge lo sguardo alla telecamera mentre un ragazzo alle sue spalle tenta di raschiare via la muffa da una pagnotta di pane con un rasoio. Successivamente, dichiara: «È importante sapere che non esiste una parte buona del pane ammuffito. Quello che vedete in superficie è solo la punta dell'iceberg, gli organi riproduttivi della muffa, chiamati sporangi. Questi rilasciano migliaia e migliaia di spore che si diffondono ovunque. Potete vedere gli sporangi, ma non riuscirete a vedere le radici, tutto ciò che si trova sotto, il micelio. Dunque, non basta eliminare la muffa visibile, è consigliabile invece gettare via l'intero pane». Il dottore affronta anche la domanda che, immagina, molti utenti hanno già in mente riguardo al fatto che nella vita quotidiana consumiamo e entriamo in contatto con diverse muffe, antibiotici, gorgonzola. E allora, qual è il problema nel consumare un po' di muffa sul pane? La risposta risiede nella difficoltà di identificare ad occhio nudo di quale tipo di muffa si tratti. Infatti, ce ne sono migliaia di varietà diverse, alcune delle quali non rappresentano alcun rischio in caso di ingestione. Tuttavia, questo non è sempre vero. Alcune muffe possono produrre micotossine particolarmente pericolose che possono rivelarsi letali e non possono essere eliminate semplicemente riscaldando il pane. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.